parola inclusione indica letteralmente l'atto di includere all'interno di un gruppo. Inclusione sociale significa sentirsi accolti, appartenere ad una società e godere pienamente di tutti i diritti e le opportunità che questa appartenenza comporta. Infatti, i comuni attivano politiche sociali di inclusione rivolte principalmente agli anziani e ai portatori di handicap o persone in particolari difficoltà. Buongiorno, ci troviamo presso il Comune di Cagliari all'assessorato alle politiche sociali. Dottoressa Latini, potrebbe rispondere a questa domanda? Certo, molto volentieri. La Regione Sardegna ha previsto delle forme di supporto alla domiciliarità a favore di persone portatrici di handicap grave che si attuano attraverso l'operatività dei comuni. In che modo l'amministrazione comunale di Cagliari attua tali progetti personalizzati? Sì, l'amministrazione comunale, in modo particolare questo assessorato, eroga due tipologie di sostegno, quindi quelli di cui mi ha parlato lei, che sono i cosiddetti piani della 162, la legge 162 del 98, e poi i progetti Ritornare a Casa Plus, che devo dire che in questo la nostra regione, per quanto riguarda i progetti Ritornare a Casa, siamo molto avanti rispetto a tante altre regioni, anche a regioni che hanno disponibilità economiche superiori alle nostre. Questo ci tengo molto a dirlo, anche perché io sono stata coinvolta da questa eventualità, perché avevo mio marito che aveva la SLA, che è rimasto sempre a casa. Il progetto Ritornare a Casa ha proprio la funzione di permettere che le persone anche con disabilità gravissime, oltre quelli che sono ricompresi nella 162, ma soprattutto questi del Ritornare a Casa, che prevede dei livelli di invalidità molto più complessi, permette a queste persone di non essere istituzionalizzate, quindi di continuare a rimanere nel loro domicilio, essere curati a casa, e questa è una cosa fondamentale perché ha un impatto oltre che sulla salute anche sulla psiche. Quindi entrambi, sia la 162 che il Ritornare a Casa, prevedono l'erogazione di contributi che vengono effettuati a rimborso. In modo particolare quelli del Ritornare a Casa, a seconda ci sono alcuni livelli, quindi ci sono per pazienti che hanno solamente delle disabilità motorie, quindi hanno necessità di un'assistenza al 100%, e poi i livelli successivi arrivano fino al terzo stadio per i pazienti che hanno una ventilazione assistita, che sono accuditi a domicilio. Quindi la gestione di questi pazienti, di queste persone, ovviamente presuppone l'utilizzo di professionalità che, oltre che essere formate, sono anche costose, quindi una famiglia da sola non riuscirebbe mai a sostenere un carico economico di questo tipo, e per questo la Regione ha pensato di istituire questo fondo. È importante ovviamente che la famiglia faccia una domanda, ci sono dei moduli appositi, e poi ovviamente deve essere allegata anche la situazione reddituale, tenendo conto che il contributo viene erogato in percentuale a seconda del reddito del nucleo familiare. Il finanziamento viene liquidato poi mensilmente dal nostro apposito ufficio dell'assessorato alle politiche sociali, dove c'è una assistente sociale che si occupa di ricevere le pezze giustificative, quindi le buste paga dei badanti, le fatture e tutto quanto serve. Quindi vengono liquidati sia la 162, che però, ripeto, è finalizzata ad una tipologia di persone meno gravi, in modo particolare anziani, che hanno della disabilità. Invece purtroppo il Ritornare a Casa è destinato anche a persone giovani che però hanno malattie altamente invalidanti. Quindi voglio ricordare che in città comunque sono presenti 5 uffici cosiddetti, 5 sedi comunali decentrate, le cosiddette circoscrizioni, dove il servizio sociale
non solo eroga questi contributi, ma partecipa a tutta quella che è la costituzione, quindi l'organizzazione del progetto personalizzato per queste persone, perché quello del ritornare a casa è gestito anche dalle UVT, quindi dalle unità di valutazione territoriali della ASL, per cui si organizza per la persona un piano socio-sanitario assistenziale, per cui completo sotto il punto di vista sanitario e sotto il punto di vista socio-assistenziale. Crediamo che l'anziano sia un valore inestimabile che può trasmettere alla comunità di appartenenza la sua esperienza e conoscenza della vita, utile alla società e soprattutto ai giovani con i quali interagire per creare una società migliore.